amici. Il saluto si estende a chi ci seguirà in video. A questo proposito ringrazio Data Elvira TV per il servizio e informo tutti i presenti che la premiazione è registrata. Se qualcuno non volesse essere ripreso, lo faccia presente. L'idea è quella di fissare la bellezza e l'importanza di questo momento neonato, tra l'altro. Ma quale evento? I vincitori, che sono stati presenti, lo conoscono meno. E sono tutti accomunati dall'aver fatto o dall'avere in progetto un'esperienza importante. Qual è il confronto culturale e professionale con realtà scolastiche e lavorative al di fuori del territorio italiano? Prima di addentrarmi nelle specifiche del bando, cedo la parola al sindaco Damiano Gambelli per il suo intervento di apertura di saluto. Buonasera, sindaco. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio l'ingegner Mario Scaglia e la Fondazione Mario Scaglia per questa opportunità che offre al nostro comune, o meglio alla nostra comunità. Prima mi diceva l'ingegnere, uso questa frase, non vuole ringraziamenti rispetto a queste cose, ma piuttosto vorrebbe vedere che quello che lui cerca di fare, di stimolare la nostra comunità verso la conoscenza, in generale verso una solidarietà, venga recepito come un esempio che venga seguito anche dai cittadini, perché ognuno può contribuire alla propria comunità con le proprie risorse, chi più, chi meno. Okay? Quindi lui fa la sua parte, però al di là dei ringraziamenti, la direi di dire che anche i cittadini partecipassero a queste iniziative. Lo voglio dire, sottolineare, perché sento anche io personalmente in un ruolo da questo punto di vista da un osservatore privilegiato, sento anch'io questa esigenza. È sempre più difficile trovare chi fa volontariato, chi si sacrifica per solidarietà con gli altri, chi si impegna anche all'interno dell'amministrazione comunale, e quindi condivido questa preoccupazione e da un certo punto di vista la consegno a questi giovani che stanno per essere, diciamo così, premiati, se si può dire, perché probabilmente loro saranno leader, si dice leader del futuro. Sabato mattina il buon premiato, adesso mi viene quello presidente della Givis, mi viene diceva a quelli della Respira, sarete nuovi, usava il termine capibranco. Non volevo usare la parola leader, perché c'è leader, si dice leader, ma si scrive ladder. Il concetto è, voi probabilmente tra un po' sarete capibranco, e quindi sarete di fronte a questi problemi. Ecco, consegno anche a voi, con le vostre esperienze, con la vostra conoscenza, di ricordarsi della vostra comunità, delle vostre radici, e di rendere qualcosa poi alla comunità, perché probabilmente verrete visti, se avete la fortuna di fare carriera e di andare avanti nella vostra vita, come leader, come capibranco delle vostre generazioni. Quindi ecco l'augurio personale, poi che torniate qui e facciate il capobranco di Walter Miller. Grazie ancora e buona serata. Grazie sindaco. Il bando cita borse di studio per finanziare esperienze di studio, tirocinio, alternanza, scuola, lavoro all'estero. Tutt'altro che comune, soprattutto in realtà relativamente piccole come quella di Valtellina. Una scommessa, quindi, se vogliamo, che ha preteso un grande scommettitore, l'ingegnere e cavaliere del lavoro Mario Scaglia, e un'intera squadra a lavorarci. Nata dalla stretta e oggi possiamo dirlo fruttuosa collaborazione tra la Fondazione Camillo Scaglia, Onlus e l'assessorato all'istruzione del Comune di Valtellina. Un grazie pieno di soddisfazione va a tutti coloro che hanno permesso la nascita di questo bando, sono tutti presenti perché sono i primi a essere orgogliosi, per cui io farei un applauso generale anche per loro. Sono tecnici di SMI, per carità, perché è un bando, non è qualcosa di tecnico, però sono i mezzi che abbiamo a disposizione per rendere realtà l'idea o la volontà di qualcuno.
I ringraziamenti si estendono al gruppo Ilatec che ci ospita in questa sala conferenze, che è il luogo ideale perché già ci parla dell'argomento di questo evento, dell'imprenditorialità, dell'idea di relazioni che non sono solo italiane ma che hanno uno sguardo mondiale. Si premia oggi dunque esperienze di alta formazione culturale e professionale per un ammontare di 15.000 euro. 11 le domande presentate, 11 i premiati, tutti giovani di Val Brembilla e tutti per esperienze svolte o da svolgersi solo durante l'anno in corso 2018, che si concludono quest'anno. Per cui non stiamo premiando per la prima volta tutti quelli che sono stati bravi fino ad oggi, ma 11 sono solamente quelli che concludono quest'anno un'esperienza di studio o lavoro all'estero. Ci sono state poi, purtroppo, due rinunce al premio da parte di due giovani che avrebbero intrapreso l'esperienza solo se interamente finanziata dal bando, che però, trattandosi di borse di studio, non può arrivare a una copertura del 100%. Numeri altissimi, comunque, quindi, che ci fanno ben sperare sul futuro e dimostrano come, e mi ricollego a quello che diceva il sindaco all'inizio, questo contributo non anticipi, ma risponda a realtà già diffuse tra i giovani valdebbilesi e incoraggia, speriamo, con il mantenimento di queste bande nel tempo, la diffusione. Questi gli estremi tecnici delle premiazioni di oggi per delineare un po' la che è la cornice. Adesso spazio invece, dopo la cornice, all'opera d'arte vera e propria, i premianti e i premiati delle borse di studio. A partire dall'ospite che abbiamo scomodato, grazie alla professoressa Cristina Bettinelli, dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Bergamo, in cui è docente il professor Giuseppe Federico. Grazie. Grazie per il suo intervento, invece devo riprendere la parola per parlare direttamente ai premiati, dalla sua esperienza personale, riguardo l'importanza e la valenza di progetti di questo tipo. Grazie. Io penso, ho preparato qualche slide perché noi all'università siamo, come dire, dipendenti da queste cose, da questo stile. Mi piaceva un po' l'idea di presentare qualcosa che fosse non ortodosso, okay? Quindi non vi farò una presentazione, spero, noiosa, ma vi parlerò un po' di appunti di viaggio. Oggi io dico sempre anche ai nostri studenti che l'estero non è più una scelta, no? Non è più un'opzione. Chi fa impresa oggi non può vivere di mercato nazionale, ma anche noi come cittadini non viviamo mai solo di quello che succede dentro il nostro paese, o dentro la nostra regione, o dentro il nostro stato. Banalmente guardiamo la televisione, in televisione vediamo tutte cose che di fatto ci arrivano da fuori dalla nostra porta di casa. Ho voluto chiamare questa presentazione appunti di viaggio. Perché appunti di viaggio? Perché in realtà vi porto anche un po' di una serie di riflessioni che secondo me sono importanti per riuscire a capire l'importanza del rapporto che abbiamo oggi con l'estero, quindi con i nostri, diciamo così, vicini di casa. E in secondo luogo per darvi anche qualche appunto di viaggio personale, quindi per raccontarvi un pochino quella che è la mia esperienza nello scenario internazionale. Ecco, la prima riflessione che volevo condividere con voi è questa idea che in realtà ci proviene da Jacques Attali, che è un grande sociologo francese, che fondamentalmente è stato il primo a dare questa idea di nomade contemporaneo. Dice, in realtà nell'evoluzione dell'uomo noi siamo stati nomadi, poi siamo diventati stanziali, adesso stiamo ritornando ad essere nomadi. Ci muoviamo tantissimo. Teniamo in considerazione che ad oggi si stima che più o meno i nomadi contemporanei siano 350 milioni di persone, cioè non parliamo di numeri piccoli. Ma chi sono i nomadi contemporanei? Io sono un nomade contemporaneo. Perché sono un nomade contemporaneo? Perché in realtà viaggio tanto, mi sposto, ho colleghi in giro per tutto il mondo, viaggiamo tantissimo, ci muoviamo. E tutto questo è dovuto fondamentalmente a tre driver, cioè un primo driver è sicuramente la globalizzazione, dove per globalizzazione non intendo il semplice insediamento produttivo all'estero, per esempio, ok? Quello è una parte della storia, ma il resto della storia è il fatto che noi viviamo di contenuti globali,
noi costantemente, insomma, quanti di voi qua dentro hanno un accesso a un social network? Quante? La stragrande maggioranza, ok? E quindi facciamo parte di network globali, in qualunque momento noi possiamo prendere e connetterci con qualcun altro dall'altro lato del mondo. E poi i diritti aerei. Noi non ci rendiamo conto, ma quanto per esempio l'avvento dei voli a basso costo abbia influito enormemente sul modo di viaggiare, sul modo di muoverci. Cioè qua siamo nella provincia in cui abbiamo lo scalo che con la maggior crescita della storia degli scali italiani è arrivato a un punto in cui l'anno scorso, non mi ricordo male, l'aeroporto di Ore ha fatto 12 milioni di passeggeri e sono tutti passeggeri che si muovono con compagnie low cost, quindi viaggiamo tantissimo. Io vengo da una famiglia relativamente umile, io il primo aereo l'ho preso nel 2004, che i miei genitori non si potevano permettere un aereo. Oggi non ci possiamo permettere il treno praticamente, mentre invece possiamo permetterci l'aereo per andare a Londra. E poi la cosa che ci fa viaggiare di più è questa e questo. Questo è il nostro strumento di viaggio ormai. Noi con questo possiamo viaggiare, possiamo prenotare i biglietti, possiamo avere accesso a qualunque tipo di informazione. Adesso sentiresti il nome e cognome di qualcuno dei ragazzi premiati, in un secondo saprei vita, morte, miracoli dei ragazzi premiati. Quindi posso viaggiare e posso decidere io quando e dove andare. Quindi questo nomadismo, che è un nomadismo non solo direi del corpo, ma è anche un nomadismo della conoscenza, ci porta a fare un'ulteriore riflessione. Io, un po' così per passione letteraria, mi ha sempre attratto questa idea di flanerismo. Chi erano i flaneur? Il flaneur era un grande esponente del movimento flanerista, fu Baudrillard. E i flaneur erano questi, diciamo, artisti contemporanei che invece di stare in casa o in mezzo alla natura, dipingere un paesaggio, piuttosto che a casa scrivere delle storie, andavano in giro con un taccuino, prendevano appunti, disegnavano e quindi vedevano immediatamente, cioè davano una rappresentazione immediata di quello che vedevano. E i flaneristi erano degli individui che tendenzialmente prendevano degli appunti di viaggio non della natura, ma degli appunti di viaggio urbani, okay? Quindi erano, come dire, costantemente sul pezzo, diremmo oggi. Non è che dipingevano, scrivevano cose fantastiche come che non esistono, ma vedevano cose che dipingevano e scrivevano cose che vedevano in maniera estemporanea. Esattamente come lo facciamo noi oggi con questo prendiamo e scriviamo lo status, adesso qualcuno fa una foto, posta sono alla premiazione delle borse di studio date dalla Fondazione Scandia. Quindi il pluralismo contemporaneo da un certo punto di vista. E soprattutto, per esempio, con questo strumento noi possiamo essere veramente dei flaneur, cioè la differenza qual è? Che invece di scrivere, immediatamente immortaliamo il momento, immediatamente lo scriviamo e lo condividiamo. Cioè non abbiamo neanche bisogno di scrivere e poi magari trovare un editore per pubblicarlo, perché noi siamo scrittori ed editori immediati. E il movimento flanerista è stato un movimento molto importante, perché sono stati i primi effettivamente a dare questa idea di immediatezza, quindi di fotografare immediatamente la società del momento e renderla immediatamente fruibile agli eventuali lettori, cosa che noi facciamo costantemente con i nostri nuovi strumenti, cosa che noi possiamo costantemente mettere in mostra. Ma poi cosa possiamo fare? Possiamo accedere immediatamente a tutta la conoscenza del mondo. Noi in qualunque momento possiamo viaggiare, insomma, ci interessa l'India, ok? Accediamo al computer e immediatamente andiamo in India, ok? Che non vuol dire, attenzione, che non dobbiamo andare in India materialmente perché possiamo accedere a tutte le informazioni sull'India immediatamente, ma dico che abbiamo accesso a delle possibilità che prima erano assolutamente, come dire, neanche lontanamente pensabili. Anche se noi pensiamo che l'inglese sia una lingua, come dire, povera, in realtà l'inglese è una lingua molto ricca di sfaccettature, molto ricca di sfumature. Come voi sapete, qua viaggiare, fare il termine viaggio in inglese è traducibile come travel o come journey, ma sono due termini completamente diversi, perché travel implica solo ed esclusivamente il movimento del corpo. I'm traveling, sto viaggiando, quindi I'm traveling from here to there, da qui a là. Il journey invece è qualcosa di più ampio, perché il journey è qualcosa che riguarda il movimento, quindi riguarda un movimento pensante, ok? O anche solo un movimento della testa. Quindi io posso rimanere fermo in un luogo e viaggiare. Io e Cristina condividiamo l'ufficio, passiamo le giornate a leggere letteratura internazionale, siamo costantemente in viaggio.
con la testa, pur magari essendo fermi sulla la nostra scrivania. Viaggiamo perché magari parliamo costantemente con colleghi che sono dispersi in tutto il globo, pur rimanendo fermi alla nostra scrivania. Che cosa, perché vi faccio questo tipo di ragionamento? Vi faccio questo tipo di ragionamento perché andare all'estero non basta, non è una questione che uno dice prendo da fare un'esperienza internazionale, vado a studiare all'estero, ma un conto vado a studiare all'estero come travel, quindi muovo il mio corpo, lo porto da un'altra parte. Un'altra questione è vado a fare un'esperienza all'estero, ma la vivo come journey, quindi muovo il mio corpo, ma nel frattempo muovo anche la mia testa. Quindi faccio in modo di arrivare a avere un luogo e imparare qualcosa di più di quel luogo. Io, per quanto riguarda la mia esperienza personale, non mi sono mai sentito così tanto italiano quando ho avuto la possibilità di vivere un anno all'estero. Perché questo? Perché in realtà si dice che le cose belle le capisci quando non le hai, no? E quindi io ho vissuto un anno in Finlandia e sono arrivato, mi hanno detto che ho avuto una fortuna incredibile perché ho beccato l'inverno più freddo degli ultimi 60 anni in Scandinavia, non a Catania, in Scandinavia, quindi che significa temperature medie in febbraio di meno 24, medie, okay? Quindi non è la posizione peggiore. Però mi dava una soddisfazione incredibile, la sera io cenavo col mio spaghetto al pomodoro preparato da me e nel frattempo che guardavo il TG1 in streaming e mi sentivo incredibilmente italiano, cioè mi mancava tantissimo la mia terra. Io trovo che noi siamo portati a lamentarci tanto e ci lamentiamo tanto anche perché non ci guardiamo mai dentro, cioè non abbiamo mai quella condizione di dire bah, forse non è che sono messo così tanto male, forse il nostro paese non è messo così tanto male. E questo lo scopriamo quando andiamo fuori, quindi a meno che non partiamo già con l'idea di dire no, perché fuori è sempre tutto più bello, perché gli altri stanno sempre meglio, perché gli altri fanno sempre meglio. Allora io quando sento il termine cervelli in fuga, in realtà io penso sempre che in realtà non si tratta tanto di cervelli in fuga, si tratta più che altro di persone che magari vanno a cercare opportunità e che sono anche per noi opportunità, perché poi se sono veramente cervelli, quando tornano indietro rimarranno cervelli e sicuramente questo ci porterà inevitabilmente dei benefici perché poi abbiamo persone che hanno visto di più, sanno di più, si sono interfacciati con diverse culture. Ecco, questo giusto per darvi un pochino l'idea di quello che potrebbe essere il mio viaggio accademico che oggi vi vengo qui a rappresentare. Cioè, dal 2011 ad oggi ho avuto la possibilità di viaggiare tanto e di visitare tanti paesi diversi, tante culture diverse, di fermarmi per un certo tempo, di fermarmi anche solo per 2 o 3 giorni. Ma perché vi faccio vedere questo diciamo, viaggio accademico? Ve lo faccio vedere semplicemente perché è il viaggio che le nuove generazioni dovranno fare per forza. Per forza perché la possibilità di non interfacciarsi con altri paesi, con altre culture, di non avere la libertà di prendere e andare a fare 2 mesi, 3 mesi di lavoro all'estero è qualcosa che le nuove generazioni non si possono più permettere. Mi ricordo una cena a Roma con un imprenditore e lui mi diceva, sai Giuseppe, il vero problema che noi sì, noi prendiamo i contratti anche all'estero, ma poi facciamo fatica a trovare persone che ci vogliono andare. Perché è vero che io magari prendo un contratto in Arabia Saudita, ma poi provo a trovare qualcuno che ha voglia di stare 3 mesi, 6 mesi, un anno in Arabia Saudita. E questo è un qualcosa che le generazioni precedenti si sono potuti anche permettere, tra virgolette, di dire di no. Oggi i giovani non lo possono più fare, compreso noi non lo possiamo più fare. Noi siamo delle persone che costantemente vengono messe davanti, non a una scelta, ma davanti a un obbligo, cioè prendere o prendere, non è più prendere o lasciare. Quando pensavo a questo tipo di presentazione, non so perché mi è venuto in mente questo disco. Questo è un disco che per me era rappresentato tanto, è un disco dei Modena City Ramblers, che è un gruppo folk in voga molto di più un po' di anni fa. Quando è uscito quest'album io avevo 10 anni, ed è un disco che per me è significativo per un motivo, perché è un appunto di viaggio, di un viaggio appunto fatto dalla Scozia e l'Irlanda, o comunque il Regno Unito. E la cosa che mi ha sempre affascinato di questo disco è il titolo, Riportando tutto a casa. Perché secondo me è importante il riportare tutto a casa? Perché tendenzialmente noi siamo, anche quando viaggiamo, anche quando andiamo via, anche quando abbiamo la possibilità di fare un periodo di lavoro all'estero, un periodo di studio all'estero,
Poi la cosa importante è che il nostro servizio non finisce quando arriviamo là, ma il nostro servizio finisce quando torniamo indietro. Quindi quando siamo in grado di prendere quello che facciamo all'estero, impariamo all'estero, insegniamo all'estero, perché noi abbiamo un sacco di cose da insegnare all'estero. Quindi secondo me è un messaggio di speranza che, se volete, vi do a voi che siete più giovani di me: non andate all'estero a imparare e basta, ma andate all'estero e insegnate anche, perché noi abbiamo un sacco di cose da insegnare. Però poi riportate tutto a casa. Riportate tutto a casa e condividetelo. Quindi fate in modo che quello che imparate voi diventi una ricchezza per tutti. Quindi mettetelo a servizio del vostro comune, delle vostre famiglie, delle imprese presso cui lavorate, delle vostre fidanzate, dei vostri parenti, di chiunque. Ma condividete tutto quello che imparate. Perché se invece andate all'estero e poi non riportate dietro niente, avete fatto la metà del vostro lavoro. Visto che l'ingegner Scaglia produce questo tipo di cinghie, il bello della cinghia è che la cinghia continua a ritornare sul punto di partenza, no? Quindi fa un viaggio in avanti ma poi torna indietro. Quindi cercate di essere delle cinghie, quindi cercate di riportare tutto a casa e di contribuire opportunamente allo sviluppo delle vostre collettività. Vi ringrazio per l'invito e spero di non essere stato troppo noioso. Grazie professore. Noi ci troviamo in una realtà che non è una persona, ma che ha fatto un testo, perché è la chiesa per tutto il gruppo Scaglia. Nei suoi viaggi è sempre tornata in se stessa da cambiarsi. È un'azienda che è nata nella lavorazione del legno e adesso di legno forse è rimasto solo il tavolo per dire forse. Per dire appunto come sia importante guardare oltre, ma perché questo permette di mettersi un paio di occhiali capaci di guardare se stessi in un modo diverso. Speriamo che chi di voi ha già fatto questa esperienza l'abbia potuta vivere e chi invece la farà entro la fine di quest'anno possa davvero godere di questo arricchimento. Passiamo al momento clou, le premiazioni, quindi i progetti, voi, i protagonisti. Chiameremo i ragazzi e le ragazze uno alla volta fino ad arrivare a coloro che hanno ottenuto il punteggio più alto da parte della commissione valutatrice, come previsto dal bando. Abbiamo 3 assenti purtroppo, ma ci fa piacere sapere che il motivo è perché sono tuttora all'estero a portare avanti la propria esperienza. Quindi devono ancora compiere il viaggio di ritorno. In questi 3 casi chiedo ai parenti presenti di avvicinarsi per la consegna della pergamena quando sentiranno il nome del premiato assente. Abbiamo salvato i 3 assenti perché hanno tutti inviato un video o una lettera scritta, per cui vi tolgono dall'edificio di dire qualcosa di nostro loro. Hanno fatto anche in modo originale e quindi sarà anche un'occasione vedere queste legislazioni. Come si svolgerà la premiazione? Adesso accendiamo internet e cerchiamo in ricerca il nome di tutti i premiati per vedere vita a volte miracoli. Facciamo in modo tradizionale con le pergamene, perché è giusto mantenere anche queste tradizioni, e direi anche su invito dell'ingegnere che presiede la premiazione il professore, per cui la invito ad avvicinarsi e chiamiamo i presenti a iniziare da Tanta di Simone. Avrei potuto mettere in ordine, ma mi sembrava poco creativo. Congratulazioni. Simone, se io direi che come linea di principio facciamo che chi viene qui dice il proprio nome, si presenta, anno o classe di studio di anno accademico e poi una breve racconto dell'esperienza che o avete fatto o avete intenzione di fare. Buongiorno, sono Simone Tappri, sono in classe del 2000, sto frequentando il 4° anno di liceo linguistico a Zonio, a Delvio Maria Turoldo, il liceo, e ho fatto questa esperienza di una settimana di stage linguistico a Parigi e qui ho potuto, diciamo, apprendere più cose rispetto alla cultura francese, apprendere meglio la lingua, potenziarla, anche per fare un'esposizione che abbiamo fatto poi al Duca, con
passione per questa opportunità e ringrazio tutti. No. Grazie. Allora, Echeverria, Abrego, Giosuè, Joel. Sono nato nel 99, perciò sono al quinto anno del liceo linguistico, sempre Zoglio, e la mia prossima esperienza sarà a Los Angeles, partirò subito dopo gli esami. Quindi ho grandi aspettative, sinceramente, ho aspettato questo, cioè sto aspettando questo momento da tanto tempo e rivolgo un grazie alla Fondazione, veramente senza questo contributo penso che sarebbe stato quasi impossibile e questo mi ha incentivato soprattutto, cioè, proprio a prendere l'iniziativa. E prima ero dubbioso su questo, su aderire o meno a questo progetto, però dopo appunto avendo fatto questa opportunità ho detto tentaci, prova, e è stata la mia scelta effettivamente, quindi cioè, spero veramente il meglio e ovviamente sarà così e quindi grazie mille ancora. Debora Presenti. Anno di liceo scientifico Mascheroni, andrò questa settimana a Dublino a luglio, lavorerò presso un negozio, però ho ospitato una famiglia del posto e quindi imparerò appunto comprenderò meglio com'è l'ambito lavorativo quindi in Irlanda, così da ampliare le mie conoscenze, le mie competenze anche della lingua inglese per appunto un'esperienza di lavorativa all'estero. Grazie mille a tutti. Siamo a Carmen Musitelli. Sono Carmen Musitelli, sono al quarto anno del liceo classico Paolo Sarpi, in Stata, e farò un'esperienza di 2 settimane in Cornovaglia, ad Otnes. Sarà un'esperienza di studio, perché si chiama un corso in inglese, e lavorativa, perché si chiama uno stage. Ci diranno prossimamente ancora. E penso che sarà importante, soprattutto in vista della scelta dell'università, capire un po' come alloggiarsi, come prendere le scelte da soli. E anche sì, essere in un ambiente totalmente nuovo per doversi abituare. Quindi ringrazio veramente tutti, grazie mille. Siamo partiti veramente dai gruppi giovani, loro perché sono tutti fatti dei licei. Niente, mi è venuto in mente che la Cornovaglia in un'opera era anche un luogo metaforico, ma non è la sede per cui speriamo. Sara Presenti. Io sono Sara, sono al secondo anno di università, laurea triennale in Philosophy International Studies and Economics. Il nome è un po' complicato, ma la sostanza non così tanto. Presso l'Università La Fosca di Venezia. Io ho svolto un tirocinio di un mese, sempre tramite l'università. Sono stata un mese in Kenya tra gennaio e febbraio e ho lavorato presso una ONLUS veneziana che opera in Kenya, in un piccolo villaggio sulla costa. E ho lavorato in una scuola primaria insegnando inglese, matematica e altre materie. Filosofia economica. No, la filosofia è stata così. E niente, ho imparato a interfacciarmi con un contesto totalmente diverso, una cultura che all'inizio non capivo del tutto e alla fine ho iniziato a comprendere e mi è servito molto. Grazie alla Fondazione per avermi permesso. Vedete che più crescono i ragazzi, però anche noi cominciano a farsi difficili. Abbiamo il primo di 3 assenti consecutivi, per cui adesso bisogna di uno sguardo in tecnico, perché a ritirare la pergamena ci saranno i parenti, ma a raccontare ci saranno appunto i video dei ragazzi.
Fabio Sonzoni, abbiamo forse qua i nomi della rana. Okay. Comunque sono i due senza nome nell'ordine e ci vedremo. Comunque cominciamo a fare un applauso. Buongiorno per la consegna della pergamena. Ah sì, no, sono due quelli fatti prima. Un video prima. Questo è un ringraziamento subito. Ok, facciamo il ringraziamento prima e poi vediamo cosa fa. Per cui è stato un racconto. I ragazzi che saranno presenti stasera hanno una borsa di studio per finanziare i miei studi all'estero. È infatti da circa un anno e mezzo che mi trovo a Monaco di Baviera, dove frequento una scuola professionale di danza, ma dal prossimo luglio entrerò a far parte ufficialmente del corpo di ballo Lettone, che ha sede a Riga. Purtroppo questa sera non potrò essere presente alla cerimonia di premiazione, ma con questo video volevo appunto ringraziare tutte quelle persone che attraverso questa borsa di studio hanno dimostrato interesse e sostegno per quello che io sto facendo. Vi auguro una buona serata e ancora grazie tante. Procediamo con la premiazione ai parenti. Complimenti. Fare vedere anche l'altro video, almeno abbiamo una panoramica di quello che fa Fabio. Tra l'altro ci ha inviato un video interessante perché parla proprio di un sogno che si ha avuto la sua conclusione in questo anno in quanto a possibile premiato, ma che parte da quando era un bambino, lo vediamo anche nel video che stiamo per goderci. Come questo video non sia un'autocelebrazione, è stato fatto infatti dalla scuola di danza in cui Fabio ha mosso i primi passi all'interno di questa arte.
significativo e efficace per raccontare attraverso questo video quello che lui fa in modo non verbale ma visivo, che direi che è proprio la sua specialità. Abbiamo poi Gritti Nicola. Un applauso e chiamiamo. Cambio disciplina, passiamo dall'arte all'ingegneria, per cui abbiamo anche un cambio di registro. Questo è un pochino più informale, però è comunque una modalità. Buonasera a tutti. Mi dispiace di non essere presenti alla premiazione di questa sera, ma purtroppo già da tempo che abbiamo organizzato questa rimpatriata per amici Erasmus e quindi mi ritrovo qui un'altra volta all'università di Brera, dove lo scorso semestre ho studiato 5 mesi grazie al programma Erasmus, e faccio questo video per ringraziare la Fondazione Scaglia per l'opportunità ricevuta. Questa esperienza mi ha fatto crescere sotto molti punti di vista, secondo me è un'esperienza che veramente accresce il proprio bagaglio culturale, sia dal punto di vista accademico ma anche da quello personale, diciamo. Perché vivere per 5 mesi in un altro paese, entrare a contatto con culture diverse ogni giorno, abituarsi a parlare inglese su base giornaliera, diciamo, è una cosa che non si riesce a fare tutti i giorni ed è un'opportunità unica. Ringrazio ancora una volta la Fondazione Scaglia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Ciao. Sembra che Nicola abbia colto in anticipo il suggerimento del professore di insegnare qualcosa anche all'estero. Infatti, saluto e anche l'italiano. Consegniamo la pergamena ai genitori che sono presenti. Presente. Grazie. Siamo agli sgoccioli. Lorenzo Salvi, anche lui non è presente, chiamiamo i genitori qui. Vi ho scritto una lettera, per cui io mi chiedo se vi va, o la mamma e il papà. Non sono un problema, anzi. Iniziamo magari a consegnare la pergamena, no? E poi ci sarà la lettura della lettera di luce. Intanto vi anticipo che Lorenzo è iscritto per 2 anni a un corso di laurea universitario in Germania, per cui la sua scelta non è stata un progetto Erasmus, ma proprio l'iscrizione ufficiale a un corso in lingua inglese in Germania. Vediamo cosa ci scrive. Gentili membri della Fondazione Camillo Scaglia e dell'amministrazione comunale, ringrazio per l'invito a questa serata. Mi spiace non poter prendere parte alla cerimonia di premiazione per porgere di persona i miei ringraziamenti, ma a causa di impegni universitari sono rimasto a Bayreuth, la città della Baviera in cui studio da circa 2 anni. 3 anni fa, dopo aver conseguito la laurea triennale in filosofia presso l'Università degli Studi di Pavia, mi sono trasferito a Monaco per imparare la lingua tedesca. Durante questo periodo ho preso la decisione di concludere i miei studi in Germania, dal momento che il nostro paese non mi offriva un programma accademico che desse sostanza alla riflessione filosofica. Dopo un intenso anno preparatorio sono stato ammesso al corso di laurea magistrale in filosofia ed economia e lingua inglese. Si tratta di un programma relativamente recente che mi ha subito convinto per 2 motivi. Dal punto di vista didattico mi consente di seguire lezioni di matematica, economia ed econometria, discipline utili in ottica lavorativa. Dal punto di vista formativo mi offre l'opportunità di vivere momenti di confronto con gli altri atenei, come la conferenza presso l'università di, non lo so se lo pronuncio giusto, di Chernovitz in Ucraina, a cui prenderò parte nel febbraio 2019. Durante questa occasione io e i miei colleghi presenteremo dei contributi sulla realtà economica dei paesi dell'ex Unione Sovietica e sulla loro transizione ad un'economia di mercato.
Poter studiare all'estero in un corso universitario così ambizioso è un privilegio da cui ho intenzione di trarre il massimo. In questa prospettiva l'appoggio ricevuto dalla Fondazione Camillo Scaglia e dall'amministrazione significa molto. Non solo mi permette di far fronte alle spese universitarie, ma rappresenta anche il riconoscimento di un percorso accademico che, pur estremamente stimolante e positivo, ha comportato dei sacrifici da parte mia e della mia famiglia. Per questi motivi ringrazio di cuore la Fondazione e il Comune di Valbrevilla. Rivolgo i miei complimenti agli altri ragazzi premiati e auguro a tutti una piacevole serata. Lorenzo. Per l'ultimo ci spostiamo qui a te, fino anche un presente, perché giustamente bisogna poter toccare qualcuno del ringraziato. Carolina Di Davide. Attualmente classe 1974, attualmente frequento l'ultimo anno di ingegneria magistrale in ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie e ho avuto l'opportunità di partecipare al programma Erasmus. Sono stato 6 mesi ad ERFT da agosto dell'anno scorso fino a febbraio di quest'anno e credo sia inutile dire che è stata l'esperienza più bella all'interno dell'ambito scolastico che abbia mai fatto. E ricollegandomi a quello che stava dicendo Nicola sull'apporto accademico e l'apporto personale, se dovessi mettere le percentuali sarebbe 30% accademico e 70% personale, perché è vero, spendendo 6 mesi universitario, tra l'altro ho avuto l'opportunità di dare esami e di partecipare a un progetto in collaborazione con una startup, con Sega Rotterdam, si ha l'opportunità di fare esperienza di un nuovo ambiente dal punto di vista di metodo di insegnamento e credo di aver acquisito la capacità critica di scegliere tra la realtà del Politecnico e la realtà di Delft, una sintesi delle due oppure una nuova realtà, un nuovo metodo di insegnamento, ma soprattutto credo anche di aver acquisito personalmente una al di là di quella che è stata l'esperienza, che è stata talmente bella da essere praticamente surreale tra tutte le relazioni che ho coltivato, ma la cosa che davvero mi ha fatto guardare indietro e mi ha fatto dire che questa esperienza ha avuto un valore è la sensazione che ho avuto tornando qua, che è stata una sensazione che era qualcosa di più di fiducia nelle proprie capacità, ma era proprio la sensazione di, non trovo una parola migliore, di potenza. Perché era quasi un poter fare e nel mio caso, quindi al limite dell'ossessione, quasi un dover fare una volta tornata. E per questo ringrazio la Fondazione, ringrazio tutti quelli che questa esperienza ha reso possibile, la mia famiglia, la mia fidanzata, tutte le persone che ho conosciuto qui e tutte le persone che ho conosciuto adesso. Grazie ancora. Grazie. Beh. È vero che andare all'estero aiuta a tornare e rivedere in modo positivo anche delle realtà che a volte sono più scomode quando ci alziamo al mattino che comode, come la realtà di un territorio, di una famiglia, di un paese o di una nazione. È anche vero che anche se qualcuno di noi è stato all'estero o in questa stanza, non è difficile vedere una bellezza in questi 9 giovani che abbiamo conosciuto stasera. Per cui rinnovo un applauso a loro nel invitare Camillo Scaglia a tirare un po' le fila di tutta questa festa e di quella volontà che si sta sotto, e ovviamente per esprimere soprattutto la sua presenza qui. Ma cosa vi può dire che un vecchio come me vi può portare qualche suo pensiero, soprattutto frutto, perché a noi vecchi per consolarci ci dice però avete l'esperienza. Quindi io cerco di trasmettervi un po' quello che sento. Innanzitutto devo ringraziarvi perché anche questa
modesta iniziativa intrapresa dalla Fondazione Scaglia, però mi dà modo di rendere in piccola parte qualcosa di tutto quello che ho avuto. Sono stato molto fortunato nella mia vita e molti mi hanno dato tanto, ma soprattutto la comunità di Brembilla per me è stata fondamentale. Io cerco di renderlo, cerco di farlo come la penso io, magari non sempre è giusto. E io credo che se riesco a infondere a questi giovani la passione per la propria terra, la consapevolezza di vivere in una comunità assolutamente eccezionale. Io, se volete, ormai come vi dico, sono qui a rompere le palle ai miei figli, perché a 34 anni sono qui, a Brembilla a sbriculinare, perché sono qui che così passo il mio tempo, però io dormo qui due notti alla settimana, lascio mia moglie, eccetera, eccetera, perché mi va bene così, mi trovo bene qui. Io vorrei che questa serenità la provasse un po' anche gli altri membri della comunità e questa gioia, perché in fin dei conti tutti lavoriamo, tutti cerchiamo di fare quello che conta, poi in fin dei conti è la qualità di vita. Bene, io dico che la qualità di vita che può dare una comunità coesa, una comunità leale come quella di Brembilla, è assolutamente eccezionale. Perché poi vedrete, sentirete, leggete di questo povero nostro squinternato paese, però la qualità di vita che si gode qui, io vi assicuro, ho girato diciamo tutto il mondo quasi, la qualità di vita che godiamo qui per me è eccezionale. Voglio dire, forse la vedo da un punto di vista particolare di un fortunato, però credetemi, è così, perché negli altri paesi, sì, magari guardate i numeri diversi, più elevati, ma quello che si respira in Italia, in particolare per il calore umano, delle relazioni, eccetera, è qualcosa di assolutamente mio. Quindi io, se riesco a mandarmi fuori per tutto quello che riguarda l'attività, la testa, eccetera, ma che voi teniate il cuore e la presenza qui, questo è lo scopo che vi ripropongo e che cerco di realizzare come posso. Questo è uno dei tentativi che faccio, è il primo anno, sono molto contento perché il risultato è stato, cioè in molti avete risposto, la cosa abbiamo già progettato proprio oggi di continuarla e magari anche avremo probabilmente nel bando, eccetera, tutti noi abbiamo commesso degli errori, cercheremo di modificarli, ma vuole essere proprio uno stimolo aperto a tutti per diventare cittadini del mondo, sì, ma col cuore qui nella nostra Londra. Grazie. Grazie.
Damiano, arrivo.